Prego, Presidente. Buongiorno, grazie per la vostra partecipazione. Diamo inizio a questa giornata molto importante che si occuperà in particolare dei territori e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il rapporto che oggi viene presentato, poi lo vedremo, contiene molte parti inedite fra di loro. Un rapporto ricco di dati, di analisi comparative, di focus specifici e di proposte puntuali. Dunque è un lavoro davvero molto importante che è stato realizzato dall'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Voglio ringraziare Walter Vitali, che poi illustrerà i contenuti del rapporto, coordinatore del GOL 11, che ha curato insieme a Enrico Giovannini, che ha fatto da supervisione a questo rapporto, a Manlio Calzerone, che ha curato la parte degli elementi statistici e delle indagini, e a Gianni Bottalico che cura il rapporto con i territori per conto dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, insieme a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo importante materiale. E come sappiamo, e lo voglio sottolineare, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, peraltro in un processo che via via si è incrementato, ha subito anche un'importante positiva accelerazione, sta sottoscrivendo protocolli e accordi con diverse regioni, con le province, con diverse città metropolitane. Dunque si sta sviluppando una relazione, una collaborazione con il tessuto delle autonomie locali del nostro paese molto importante. Così come stanno crescendo coordinamenti di ASVIS a livello regionale, ovvero le associazioni aderenti alla nostra alleanza si stanno coalizzando nei territori per promuovere anche da quel punto di vista quel giusto protagonismo e quell'impegno che la società civile è indispensabile metta in campo. Lo vedremo dalla presentazione di Walter Vitali, dicevo, il rapporto mette a disposizione del Paese molti elementi importanti, consente di poter riflettere e ragionare, soprattutto vista la situazione nella quale stiamo vivendo così drammaticamente. Gli strumenti sono messi a disposizione per decidere, per programmare, per pianificare la ripresa e la resilienza. E dunque è un ulteriore contributo che viene fornito e che ci auguriamo possa essere infine raccolto. Tre brevissime sottolineature per concludere. La prima, è quella, è l'importanza del metodo. Poi ne parlerà Walter. Ad esempio, partendo dall'ONU e poi su scala europea, vengono messe a disposizione delle autonomie locali, delle istituzioni, degli strumenti e delle metodologie molto importanti, come ad esempio il Voluntary Local Review, ovvero quella modalità che possa avviare processi inclusivi e quindi avere la capacità da parte delle istituzioni di coinvolgere diversi soggetti che compongono l'articolata e plurale presenza sociale, imprenditoriale, associativa e culturale dei territori. Stabilire delle agende locali è fondamentale. Terzo, pianificare l'implementazione e gli indicatori target. E quarto, monitorare l'andamento degli obiettivi che vengono indicati. Dunque, questo strumento, questa modalità è particolarmente importante ed efficace per fare cosa? Per aumentare il livello e la capacità di programmazione e di pianificazione che diventa un punto essenziale se vogliamo sviluppare una prospettiva davvero coerente con l'Agenda 2030. E in particolare ancora sottolineare nel valore della programmazione e della pianificazione ciò che sta scaturendo in diversi territori, ovvero l'elaborazione di piani strategici delle città metropolitane, dei patti territoriali che molte regioni, cito l'Emilia-Romagna, poi avremo con noi il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, peraltro è in corso di validazione proprio in questi giorni, c'è l'intenzione appunto attraverso la condivisione e l'impegno che ognuno deve mettere in campo, si possa costruire una risposta davvero adeguata per creare lavoro e creare sviluppo sostenibile. Seconda sottolineatura è l'urgenza di uscire da una logica di contrapposizione che ancora
colpisse il nostro paese tra il centro e la periferia. Non va bene, bisogna che cambiamo fase, bisogna che troviamo la strada intelligente ed efficace per convergere, per collaborare, per condividere. Vale anche per il rapporto tra pubblico e privato. Dobbiamo uscire da una logica davvero stanca, inutile, dannosa per il paese, fare in modo che, certo, il ruolo dello Stato è strategico ed è un ruolo fondamentale, ma al tempo stesso lo Stato ha bisogno del supporto, delle competenze, delle energie, delle risorse che il settore privato nelle diverse articolazioni deve mettere in campo. Infine, terza sottolineatura, il dovere assoluto delle classi dirigenti di mettere il massimo di impegno per produrre quella svolta strategica che è indispensabile per dare al nostro paese un futuro sostenibile. Ce lo chiedono i più giovani, ce lo chiedono le persone fragili, ce lo chiedono le situazioni più difficili che stiamo vivendo, e dunque abbiamo il dovere e la responsabilità di cambiare fase. È finito il tempo dei tatticismi, dei giochi, delle varie manovre che anche in questi giorni stiamo purtroppo vedendo e soffrendo. Dobbiamo uscire con grande slancio, con grande determinazione. L'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile ha questo impegno, ha questo profilo, ha questa responsabilità e vuole contribuire a fare in modo che si apra una fase nuova. Qui mi fermo e direi che a questo punto, e lo ringraziamo per aver aderito alla nostra evento, purtroppo non è con noi in presenza, ma lo ha fatto attraverso un messaggio video registrato. Darei lo spazio e la parola, e lo ringrazio ancora, al Presidente della Camera Roberto Fico, che ci porterà il suo saluto e le sue considerazioni. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio vivamente il Presidente Stefanini e il Professor Giovannini per l'invito a partecipare alla presentazione del primo rapporto ASVIS su territorio e sviluppo sostenibile. Credo sia infatti molto importante fare il punto sullo Stato e le prospettive di attuazione dell'Agenda 2030, alla vigilia di importantissime decisioni che Parlamento e Governo si apprestano ad assumere per disegnare il percorso di sviluppo nei prossimi anni. Mi riferisco anzitutto alla definizione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, strumento determinante per fare fronte alle conseguenze della pandemia e per consentire la transizione verso un modello finalmente sostenibile. Serve a questo scopo una strategia complessiva a 360 gradi, che deve abbracciare tutti i livelli istituzionali e tutte le componenti della società. Ed in questo contesto condivido in pieno una frase dell'ex segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, riportata nell'introduzione del rapporto stesso: «La nostra battaglia per la sostenibilità globale sarà vinta o persa nelle città». I comuni e gli enti locali sono e saranno infatti cruciali. Sono loro ad adottare molte decisioni che hanno un impatto significativo in questo ambito. Mi limito a ricordare la mobilità, l'illuminazione delle aree pubbliche, la cura dell'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti. Decisioni che possono incidere su comportamenti e stili di vita dei cittadini, da cui dipende anche il successo proprio dell'Agenda 2030. Ma non meno rilevante è il fatto che in ciascun territorio si deve consolidare la consapevolezza di un concorrere al bene comune e quindi all'adozione di modelli di produzione e consumi sostenibili. Per queste ragioni è fondamentale adattare e declinare gli obiettivi dell'Agenda 2030 a livello locale e monitorarne l'effettiva attuazione, valutando le misure di incentivazione che siano appropriate. Il rapporto ci ricorda che sono stati a questo scopo definiti appositi indicatori e strumenti. Ci illustra alcune esperienze virtuose di città o aree metropolitane, anche con riferimento al nostro Paese. E opera una verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei vari livelli territoriali. Ne emerge un quadro ricco e variegato che pone in risalto i punti di forza e di debolezza delle varie realtà. Sono senza dubbio confortanti le esperienze di alcune città in specifici settori, ma al tempo stesso la lettura dei dati conferma che anche nel percorso verso la realizzazione dell'Agenda 2030 si avvertono profondamente le disuguaglianze territoriali. Si tratta non soltanto del divario tra Mezzogiorno e il resto del Paese, ma anche di quello tra le aree a maggiore densità demografica e produttiva, da una parte, e quelle in declino demografico o colpite dalla deindustrializzazione, dall'altra. O ancora tra le aree con maggiore offerta di servizi essenziali e quelle prive di adeguate infrastrutture e accesso ai medesimi servizi.
Non possiamo correre il rischio che anche la transizione verso un modello sostenibile lasci indietro alcune parti del Paese. Dobbiamo evitare che si registrino in Italia più velocità. La pandemia ha contribuito ad amplificare e rendere più evidenti le debolezze storiche e strutturali nei servizi sociali e al tempo stesso ha fatto emergere nuove esigenze e la necessità di attuare una serie di cambiamenti per migliorare la qualità della vita delle persone. La strada da intraprendere in questa fase inedita è dunque utilizzare finalmente in modo lungimirante il potenziale inespresso presente in tutti i nostri territori. E sono almeno quattro i volani di questo processo. Il primo è il miglioramento della qualità della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, a partire da sanità, istruzione, mobilità, welfare, luoghi della socialità. Il secondo è costituito dalla transizione verde e dal passaggio ad un'economia circolare come prevede il Green Deal europeo. Il terzo riguarda la trasformazione digitale attraverso l'eliminazione dei divari che si registrano tra le varie aree e fasce della popolazione. Il quarto consiste nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale, soprattutto nelle aree a maggior disagio economico e sociale. C'è poi da attivare anche a livello territoriale un percorso di partecipazione democratica nella pianificazione e nell'attuazione della transizione verso un modello sostenibile con il pieno coinvolgimento di cittadini, istituzioni, aziende, sindacati, enti finanziari, centri di ricerca, università, associazioni. Per assicurare che questa transizione non lasci indietro nessuna persona e nessun'area del nostro Paese, occorre l'impegno e la coesione di tutti gli attori della nostra comunità nazionale. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie Presidente Fico per i contenuti che ha voluto trasmetterci. Condividiamo molto le sue sottolineature e dunque ci auguriamo che la collaborazione possa intensificarsi. Ora darei la parola e lo ringrazio ancora a Walter Vitali, coordinatore del GOL 11, che presenta il rapporto appunto i territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Grazie Walter. Grazie a Pierluigi Stefanini, grazie a Enrico Giovannini per la sua opera di supervisione di questo lavoro che abbiamo davvero voluto costruire insieme, un lavoro collettivo, è già stato detto, Gianni Bottalico e Maglio Calzaroni hanno condiviso con me la cura del rapporto, ma il rapporto è il prodotto di un lavoro straordinario fatto da tutta ASVIS e anche da esperti esterni che abbiamo un po', come dire, no, coinvolto nella sua realizzazione. Il gruppo di lavoro sul GOL 11, l'area ricerca di ASVIS, il segretariato, insomma un po' tutto quanto. Ecco, noi riteniamo in questo modo di aver corrisposto ad un'istanza che ci viene posta a livello internazionale e che tende a dare molta importanza alla territorializzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Già Pierluigi diceva della Voluntary Local Review che sono suggerite e implementate dalle Nazioni Unite. È uscito nel 2020 un European Handbook, un manuale della Commissione Europea per costruire appunto queste review a livello locale e vi sono rapporti sempre molto recenti dell'Organizzazione Internazionale delle Città, dell'OECD e di Eurocities. Noi presentiamo 21 buone pratiche internazionali nel rapporto, dalle grandi metropoli fino ai piccoli centri, passando attraverso aree non urbane, regioni ad esempio. Facciamo anche il punto sulle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile che sono in corso di elaborazione e sulle agende metropolitane insieme ai piani strategici. E per dimostrare che il tema delle agende non è solo delle grandi città, presentiamo una sperimentazione molto interessante riguardante comuni di piccola e media dimensione a proposito del collegamento tra i loro strumenti di programmazione, DUP, documenti unici di programmazione, e gli obiettivi del BES e degli SDGs. Ecco, questa è la prima, diciamo così, insomma, figura molto interessante, perché ASVIS ha, diciamo, nei propri rapporti annuali questo metodo di valutazione degli andamenti fondato su un esame di indicatori compositi per goal,
E noi riprendiamo qui un'analisi abbastanza, diciamo così, che colpisce molto, insomma, che riguarda l'impatto della crisi da Covid-19 nel 2020 per Gol. Come vedete, qui vi sono anche diciamo, i temi, oltre ai numeri dei diversi Gol. Su 12 Gol per i quali vi sono informazioni, noi abbiamo andamenti negativi per 9, quindi è, diciamo così, un impatto molto, molto, molto importante, e solo per 3 di questi si può avere una valutazione non negativa. E questa è la novità. Con questo rapporto territori, noi a fianco degli indicatori compositi, che valutano appunto gli andamenti, diciamo, di ciascun Gol in relazione agli indicatori presi in esame, valutiamo il raggiungimento o meno di alcuni target al 2030. Sono esattamente 22 questi target, questi obiettivi, che noi abbiamo selezionato con una metodologia che è scritta nel rapporto, ma che fondamentalmente prende in esame gli obiettivi istituzionali, quelli europei, eventualmente posticipati qualora non sono stati raggiunti entro il 2020, come ad esempio è accaduto per la strategia 2020, e valutiamo attraverso quel metodo che voi vedete lì, no? Delle frecce, che è il metodo Eurostat, il grado di raggiungimento di quegli obiettivi. Come vedete, il colore delle frecce è chiaro, l'andamento positivo è determinato solo dalla freccia che punta direttamente verso l'alto, vuol dire che l'obiettivo può essere raggiunto. Quella freccia diagonale verde indica un progresso positivo, ma senza la possibilità di raggiungere l'obiettivo. La freccia diagonale rossa indica un allontanamento, un non raggiungimento dall'obiettivo, e la freccia che punta rossa, che punta verso il basso, indica addirittura un allontanamento dall'obiettivo. Il breve periodo sono 5 anni, il lungo periodo sono 10 anni. In questo modo è possibile valutare anche che cosa sta succedendo. Ecco, rispetto anche ad altre, voi vedrete però queste tabelle riportate per livello territoriale, quindi per le regioni, per le città metropolitane, per le aree urbane. Ecco, rispetto ad altre diciamo classifiche anche che sono uscite negli ultimi giorni, noi non, diciamo così, non facciamo solo la fotografia, ecco, ma prendiamo in esame gli andamenti e soprattutto prendiamo in esame la possibilità di raggiungere questi obiettivi. Qui la situazione nazionale è fondamentale per poi confrontarla con quella locale. Per quanto riguarda questi primi 11 obiettivi, come vedete, dimostra che, ad esempio, per quanto riguarda la povertà, la situazione è molto negativa, non riusciamo a raggiungere gli obiettivi e ci allontaniamo decisamente nel lungo periodo. Per quanto riguarda l'ultimo target, quello del lavoro, ad esempio, abbiamo un andamento positivo solo nel breve periodo, ma negativo nel lungo periodo. Situazione anche per gli altri 11 obiettivi di questo genere, quindi come vedete siamo in una situazione negativa per la ricerca, per la disuguaglianza, per i posti chilometri offerti e così via. Situazione positiva solo per quanto riguarda riduzione delle emissioni di gas serra, se valutate nel lungo periodo, e una situazione positiva per gli affollamenti degli studi di pena. Cioè, in sostanza, noi abbiamo andamenti promettenti per 3 target, positivi per 4, negativi per 10 e decisamente negativi per 4. L'Italia non è su un percorso di sostenibilità, è un allarme che ASVIS ha già lanciato anche in occasione del rapporto annuale. Qui è la situazione che noi presentiamo per le regioni, sono 19 regioni statuto ordinario, straordinario e una speciale, e le 2 province autonome di diciamo Bolzano e di Trento. Per ciascuna di queste regioni noi forniamo un profilo. Questo è il profilo costruito su quegli indicatori compositi di cui ho detto. Questa è una regione, la Sardegna, presa appositamente perché dimostra degli andamenti anche positivi che naturalmente superano anche il tema della differenza tra nord e sud, che sappiamo che è molto presente, ma ci sono anche delle eccezioni, come ad esempio la regione Sardegna. E questa è la stessa tabella che vi ho fatto vedere a proposito degli indicatori nazionali per quanto riguarda la regione. Qui la situazione è, diciamo,
diciamo, abbastanza diversa anche rispetto all'andamento nazionale. Ci sono dei dati sicuramente positivi, come ad esempio per quanto riguarda la salute, o per quanto riguarda l'istruzione, o addirittura per quanto riguarda il tasso di femminilizzazione dell'occupazione, cioè a dimostrazione che non è sempre vero, ecco, che c'è un sud totalmente arretrato rispetto al nord. Le situazioni sono diverse, ma complessivamente qui sulla destra vedete il 90% delle regioni e delle province autonome raggiungerà solo due target, il 60% altre due terzi delle regioni purtroppo non raggiungeranno tutta una serie di altre target molto importanti. Queste sono la situazione delle province. Anche di questo noi riteniamo che siano strumenti, come ha detto anche Pierluigi, molto importanti per tutti, anche per i cittadini, al di là dei decisori, perché forniscono una lettura immediata della situazione. Qui si valuta la distanza dal valore medio nazionale per i goal, che tengono conto appunto dei compositi. Qui noi prendiamo in esame un goal per il quale c'è un unico indicatore, ma molto significativo, che riguarda il consumo di suolo. Quindi ovviamente il rosso significa che si allontana in negativo, e invece il verde più intenso, che lo supera in positivo. Sul consumo di suolo è interessante vedere che ci sono situazioni positive in una serie di regioni dove ci si potrebbe immaginare invece un consumo di suolo molto intenso, come ad esempio tutta la regione Calabria, anche la regione Sicilia, mentre sono molto negative le situazioni dell'area veneta, dell'area intorno a Milano, in generale della pianura padana, la provincia di Prato, la città metropolitana di Roma, di Napoli e la provincia di Lecce, forse inaspettatamente. Questa è la situazione invece delle città metropolitane. Presentiamo un quadro relativo alla città metropolitana di Roma. Come vedete, il fatto di riprodurre gli stessi andamenti, naturalmente sulla base dei dati locali, prima ho fatto vedere la regione, adesso è la città metropolitana di Roma, ci consente un confronto con gli andamenti nazionali. Non abbiamo voluto fare delle graduatorie, perché non è lo spirito nostro questo, ma certamente i profili consentono di confrontare la situazione di ciascuna realtà con la situazione nazionale, e quindi di farsi un'idea, tenendo poi conto che la situazione nazionale, l'abbiamo detto, non è lungo un percorso di sostenibilità, e quindi i territori dovranno contribuire fortemente al raggiungimento di quegli obiettivi attraverso dei piani di azione locale, che sono le agende, ad esempio, che stiamo seguendo per una serie di città metropolitane, i bandi finanziati anche dal Ministero dell'Ambiente, e le strategie regionali di cui abbiamo detto. Qui la città metropolitana di Roma ha una serie di andamenti positivi, ad esempio molto importante quello sul tasso di occupazione, il 73,2 che vedete qui è la media europea attuale, che nelle linee di guida del PNRR dicono che bisogna raggiungerla nel 2030, quindi un obiettivo istituzionale. Bene, la città metropolitana di Roma è su una strada positiva, su altre invece, come a livello nazionale, la situazione è negativa. Infatti, la sintesi è che c'è una situazione positiva di tutte le città metropolitane solo per due target, ed è invece negativa per tutti gli altri, purtroppo, ma riflettono la situazione nazionale. Prendiamo in esame le aree urbane definite da l'Eurostat sulla base degli indicatori di Degurba, che sono basati sulla intensità, la densità della popolazione. Ci sono una serie di obiettivi su cui mettiamo a confronto le aree urbane italiane con quelle europee. Come vedete qui dagli andamenti, l'Italia è in colore arancione, l'Europa è in colore azzurro. Noi abbiamo in entrambi questi obiettivi, ma anche negli altri, una situazione costantemente al di sotto, ecco, delle città italiane rispetto alle città europee, con la possibilità di raggiungere i target in quasi tutti i casi, tranne quello della povertà, che fa emergere una situazione molto negativa che caratterizza appunto il nostro paese. Ecco, questo è un esempio
di esame circa le aree interne. Come sapete, c'è una delle tre grandi strategie, ecco, di riduzione delle disuguaglianze territoriali che noi prendiamo in esame in un capitolo specifico, a mio modo di vedere molto ben fatto, ma anche importante, che prende in esame il tema del Mezzogiorno, quindi il piano Sud, il tema delle aree interne e il tema delle periferie. Abbiamo scelto, ho scelto questa illustrazione, questa figura, perché è un'analisi che viene compiuta, anche questa per la prima volta, di un'area interna, in questo caso è il Vallo di Diano, in provincia di Salerno, messa a confronto con la relativa regione, la regione Campania, e con la città metropolitana di Napoli, anche per evidenziare gli aspetti. Come vedete c'è una presenza di maggiore per quanto riguarda i contribuenti con reddito complessivo inferiore a 10.000 euro, quindi diciamo una situazione economica sicuramente più fragile nell'area interna del Vallo di Diano, una situazione diciamo anche qui inaspettatamente, ecco, maggiormente positiva per quanto riguarda un altro indicatore molto molto rilevante, soprattutto per la regione Campania, ma in generale, che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. E vengo alla parte conclusiva, che è quella che si riferisce alle proposte. ASVIS ha già pubblicato nel maggio del 2020, di quest'anno, una propria proposta di pacchetto di investimenti per lo sviluppo sostenibile delle città e dei territori, che quindi guardava già in un qualche modo a quello che poi è diventato il Next Generation EU, e nell'ambito di questo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che viene chiesto a tutti i paesi e tra questi anche all'Italia. La cosa di cui non si discute questa, diciamo così, fase nella quale sembra che tutto ruoti intorno a questo, ma si discute molto del chi lo deve fare, del poco del che cosa, è intanto un suggerimento e una raccomandazione dell'Europa. Con la strategia di crescita sostenibile del 2021, l'Europa cosa dice, la Commissione, con una comunicazione del 17 settembre? Bisogna coordinare il PNRR col Programma Nazionale di Riforme. Perché? Perché devono stare insieme i fondi ordinari, quelli della politica di coesione, e quelli straordinari del Next Generation EU. E noi qui proponiamo di farlo attraverso un programma quadro per lo sviluppo sostenibile 2021-2026, se volete un grande action plan per la crescita sostenibile del paese, anche perché l'Europa ci chiede di collegare PNRR agli SDGs dell'Agenda 20 e 30 delle Nazioni Unite. Finora si è visto pochissimo su questo, sia nelle linee guida che nei documenti di approvazione parlamentare. Praticamente non c'è questo riferimento, che è fondamentale. E noi proponiamo che questo action plan, questo programma, si svolga nel periodo di, diciamo così, nel quale occorre esaurire l'attuazione degli interventi e delle riforme 21-26, con la strategia che si sta rivedendo di sviluppo sostenibile nazionale come sfondo al 2030. L'esempio è il piano francese, France Relance. Costruire sistemi di monitoraggio fatti sulla base dei goal dell'Agenda 2030, con target nazionali che ovviamente devono essere differenziati da regione a regione. Ad esempio il piano spagnolo, Spagna Puede, dove il presidente Sanchez ha chiaramente detto che tutto il piano spagnolo è orientato all'attuazione degli SDGs. Un forte coinvolgimento delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni, un'agenda urbana nazionale, dare continuità alla strategia nazionale per l'area interna e poi il CIPES. Non dimentichiamo che il CIPE ha cambiato nome, quindi è diventato Comitato Interministeriale per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, entra in vigore dal 2021. Per noi la naturale cabina di regia del PNRR è questa. Conclude il rapporto una rassegna di 44 buone pratiche territoriali e di altre buone pratiche della rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile La Russa, che sta svolgendo un ottimo lavoro per mettere in contatto l'università col territorio sui temi della sostenibilità. Ho terminato.
Grazie Walter, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per questa sintesi veramente pregevole perché il rapporto è molto complesso e molto ricco e sei riuscito, credo, a dare un'ottima idea della complessità ma anche della prospettiva con cui si può leggere questo rapporto, anzi si deve leggere. Proprio nei giorni, come hai ricordato, in cui il governo è impegnato nella discussione anche sulla governance del Fondo per la ripresa e la resilienza. Da questo punto di vista è interessante notare che proprio in questi giorni, visto che dal 1 gennaio 2021, come hai ricordato, il CIPE cambierà nome in CIPES, questa è stata una nostra battaglia per un paio d'anni, è in preparazione il regolamento del funzionamento del CIPE e dalle bozze che circolano si vede che appunto tutti i prossimi piani, ma soprattutto gli investimenti, dovranno essere valutati alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile e del piano nazionale proprio di sviluppo, la strategia nazionale di sviluppo sostenibile che il governo deve preparare, aggiornando quella poco riuscita, direi, del 2017. Adesso abbiamo un'opportunità straordinaria, quella di dialogare con importanti rappresentanti delle istituzioni, delle realtà proprio regionali, provinciali, locali, e vorrei chiedere alla regia se appunto possiamo introdurre subito la tavola rotonda, se siamo pronti. Perfetto. Abbiamo con noi Stefano Bonaccini, che è presidente della Regione Emilia-Romagna, ma anche presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che tra l'altro proprio per spinta di Bonaccini è uno degli aderenti ad ASVIS, all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Abbiamo Annalisa Boni, segretaria generale di Eurocities, che è il network di 190 città in 39 paesi, e a questo proposito facciamo gli auguri al sindaco di Firenze, Nardella, che è stato proprio un mese fa nominato presidente di Eurocities, Giovanni Camilleri, in rappresentanza di UNDP Art, UNDP è l'iniziativa delle Nazioni Unite proprio sullo sviluppo. E questa iniziativa in particolare è orientata a promuovere lo sviluppo sostenibile a livello locale. Ilaria Caprioglio, sindaca di Savona, Laura Lega, segretario generale dell'Associazione dei funzionari civili dell'amministrazione civile dell'interno e quindi ex prefetto di Firenze e ora a capo di un dipartimento a cui tutti teniamo moltissimo al Ministero degli Interni, cioè quello dei Vigili del Fuoco, Michele De Pascale, che è sindaco di Ravenna, ma anche presidente dell'Unione delle Province d'Italia, l'UPI, che ha collaborato proprio alla preparazione del rapporto. E poi, dopo un video sulle buone pratiche, avremo un dialogo con Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale. Ringrazio tutti i presenti veramente per la loro disponibilità, per il loro impegno e iniziamo con Stefano Bonaccini, a cui chiedo subito un primo giudizio, una valutazione del rapporto, delle varie proposte e dialogheremo insieme nei prossimi 10 minuti. Buongiorno Enrico, ciao, grazie per l'invito. Io sarò molto breve anche perché, e questo ne parlerò negli ultimi minuti finali del mio intervento, c'è una cosa che credo vi farà molto piacere perché io tra pochi minuti vado in conferenza stampa a presentare il patto per il lavoro e per il clima che sottoscrivo con oltre 60 parti sociali della mia regione, cioè tutti. Sindacati, imprese, università, camere di commercio, professionisti, comuni capoluoghi, le province, le nuove province Emilia-Romagna, le banche, l'ufficio scolastico regionale, il forum del terzo settore, quest'anno anche Lega Ambiente per la prima volta, che guarda un po',
il merito che avete avuto, all'agenda 2030 dell'ONU e guarda i 17 goals. Cioè noi mettiamo a terra il progetto strategico che per i prossimi 10 anni, indipendentemente anche da chi arriverà dopo di me, dopo la mia amministrazione, dovrà guidare l'Emilia-Romagna verso quella transizione ecologica che permetta di farla mantenere competitiva con luoghi più avanzati del mondo e d'Europa e del mondo. Parto dal tema più generale. Credo che abbiate fatto un grande lavoro, sia merito vostro e soprattutto vostro aver svegliato buona parte delle istituzioni di questo paese. Ho sempre detto che a partire da me abbiamo fatto troppo poco negli ultimi decenni e anni dal punto di vista della sostenibilità. Ha fatto poco il mondo, ha fatto poco l'Europa, ha fatto poco il paese, hanno fatto poco le regioni, ma io delle altre regioni non mi permetto di giudicare, parlo dell'Emilia-Romagna, che è una regione che, come avete visto anche nella classifica del Sole 24 Ore relativamente alle province ieri, per quanto sono classifiche da prendere sempre con le molle, dimostra una grande capacità di resilienza, molto più che gran parte dei territori italiani. Ma più in generale il fatto che la conferenza delle regioni e delle province autonome qualche anno fa abbia deciso all'unanimità di aderire al vostro progetto, all'appello che avete lanciato, e un po' tutte le regioni mi pare stiano lavorando con l'ASVIS per cercare di avere bilanci sociali, di fare progetti e programmazione rispetto anche agli indicatori che avete analizzato e che ci consegnate per vedere ciò che va e ciò che va molto magari migliorato, sia un fatto molto importante e positivo. La sostenibilità che accompagni qualsiasi tipo di politica. Mi pare che oggi il paese, ecco, la cosa secondo me che non dobbiamo perdere, è che purtroppo a causa della pandemia, ma ognuno di noi deve vivere la realtà che è contemporanea, a causa di questa pandemia, che spero finisca il prima possibile, quella sanitaria, perché altrimenti diventa secca pandemia economica e sociale, abbiamo bisogno di guardare al futuro. Questi 209 miliardi di euro, ad esempio, lo dico perché nei prossimi giorni avremo come conferenza delle regioni il confronto direttamente anche col Presidente del Consiglio, per come capire come vanno messi a terra 209 miliardi di euro, perché nessun governo al mondo, neanche il migliore, è capace da solo in 6 anni di spendere 209 miliardi se non c'è il concorso delle regioni e dei comuni. E le regioni e i comuni, a partire dall'Emilia Romagna, quindi da me, spero non facciano l'errore di immaginare progetti per prendere più voti alle elezioni domattina, invece che fare progetti strategici che guardino ad un futuro di crescita sostenibile, perché o è sostenibile o ci giochiamo il bene più prezioso che abbiamo, che è il pianeta Terra. E quindi il vostro lavoro è un lavoro molto importante. Dentro al Recovery Fund, o più correttamente Next Generation EU, finalmente l'Europa fa l'Europa, e attraverso anche il Green New Deal ci indica che le priorità principali, una delle priorità principali, dovrebbe essere quella, ad esempio, io mi auguro sia così, mi pare proprio sia così, di progetti che recuperino ritardi dal punto di vista, ad esempio, degli investimenti per la lotta al dissesto idrogeologico, per una migliore qualità ambientale, per interventi su infrastrutture materiali e immateriali rispetto al tema della digitalizzazione. Ecco, io credo che questa sia una grande opportunità. Vale un piano Marshall, forse persino qualcosa in più. Io penso che qui si vedrà la qualità delle classi dirigenti, a livello nazionale e a livello regionale, non altro. Io credo che questo, qui verremo misurati se saremo capaci di rispondere con capacità a quello che oggi è una necessaria qualità di ciò che dovremo fare. Proprio per questo, Stefano, ti interrompo proprio per dire che uno degli elementi del rapporto è il fatto che, come dicevi, a livello regionale e a livello anche di città, l'agenda 2030 ormai è diventata pane quotidiano nel termini di progettazione, di pensiero del futuro. Per cui ci troviamo un po' in questa strana simmetria in cui i territori stanno andando in questa direzione. Nella bozza di piano di ripresa e resilienza, l'agenda 2030 compare 2 volte,
solo, una nell'introduzione, l'altra nel testo, e quindi sembra che ci sia un disallineamento, il che è un po' paradossale, perché l'Europa spinge in questa direzione, i territori, il rapporto lo dimostra, sembrano pronti, manca proprio il pezzo dello Stato, e quindi la conferenza Stato-Regioni, da questo punto di vista città, come può affrontare e aiutare a saldare queste distanze? Ora, voglio essere molto chiaro, Enrico, anche noi dobbiamo poi trasferire le parole che diventano fatti, perché a parole ognuno di noi è capace di indicare soluzioni. Io vado a firmare il patto per il lavoro e per il clima, da cui lavoriamo da mesi, dimostrando che si può con le parti sociali e gli amministratori locali decidere addirittura e scrivere insieme i progetti ai prossimi 10 anni, avendo il tema della sostenibilità come stella polare, ma poi dovremmo dimostrare di farli diventare opere e progetti realizzati e realizzabili. Io penso, stando alla tua domanda, che quello che possiamo fare è cercare, appunto, nel confronto che avremo, perché ormai mancano poche settimane al trasferimento dell'Italia dei progetti del Next Generation EU, la capacità di mettere queste priorità come sistemiche e non solo come enunciazioni positive o ideali. Spero che ce la faremo, spero che sia possibile farcela. Dirò di più, ne parlavo con il mio amico Dario Nardella, che ha preso la guida di Eurocities. Io guido da 4 anni il CMR, cioè il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Sono 100.000 enti locali, pensate un po', di 41 paesi europei, oltre l'Unione Europea. Ormai l'Agenda 2030 è patrimonio comune dei territori, sia in chi poi è capace di attuarla, sia chi non è capace, ma è diventato un patrimonio, come giustamente tu, Presidente, dicevi, che è importante, perché rischia, se non attuato anche dagli Stati, di non avere quella, ripeto, tra virgolette, messa a terra, per farmi capire in italiano, di tanti bei progetti che devono trovare concretezza e attuazione. Io voglio avere fiducia che questo sia possibile. L'Italia ha una dotazione incredibile rispetto anche agli altri paesi, 209 di 750 miliardi di euro, se non ora quando, usando un termine un po' abusato. E quindi mi auguro, ripeto, che si riesca ad avere la capacità di trovare la giusta sintesi e sinergia. Io, per concludere, perché non voglio superare il però minuto, però poi ho una ultimissima domanda. Sì, ho già finito, allora ti lascio fare la domanda. No, perché i 209 miliardi sono naturalmente importanti, ma non sono gli unici, perché poi naturalmente ci sono i quasi 80 miliardi della programmazione territoriale ordinaria, e poi naturalmente ci sono i fondi nazionali. Allora, non pensi che proprio il fatto che ci si concentri solo sulla parte del recovery resilience sia un rischio proprio nella coerenza delle politiche, che potrebbe avere una sofferenza? Credo di no, per un motivo. Cioè, credo di no che sia giusto così, nel momento in cui si è capace di allineare questi tre assi che tu dicevi. È quello che ho detto l'altro giorno alla mia assemblea legislativa. Noi, ad esempio, coincidiamo, c'è una coincidenza nel dramma fortuita. Parte Next Generation EU il prossimo anno, parte la programmazione settennale 2021-2027 i prossimi mesi, e poi ci sono i programmi nazionali, che hanno i piani triennali, no, di legge di bilancio. L'hai detta molto bene. Perché dico Next Generation EU è però la premessa? Perché, ad esempio, l'Emilia-Romagna, parlo di quello che conosco, stiamo preparando la programmazione 2021-2027. Non sappiamo ancora quanto saranno la dotazione di miliardi di euro che ad ognuno di noi arriva, e nonostante la Brexit pare persino avremo qualcosa in più come paese. Ma io devo prima capire cos'è che va in Next Generation EU, anche per evitare di fare doppioni con la programmazione dei fondi europei e di quella nazionale, questo per parte del governo. Cioè, una volta che sappiamo e sapremo, per questo abbiamo urgenza col governo di capire quali sono i progetti che mettono a terra, io l'appello che faccio è: evitino i ministeri, se mai succedesse, di farsi la corsa l'uno sull'altro. Noi abbiamo bisogno di un progetto nazionale, e le regioni hanno bisogno di non far corsa a sé, ma star dentro a quel progetto. Ma proprio, e chiudo perché ho finito il tempo, per quello che dicevi tu, allineare quei tre assi
perché non c'è solo i 209 miliardi, ma diventano un moltiplicatore che supera abbondantemente i 300 miliardi di euro. Questo hai ragione. Grazie veramente, ti auguriamo e ti ringraziamo per quello che stai per fare e quindi per questo patto per il lavoro e per il clima con una regione che certamente è all'avanguardia. Noi siamo naturalmente a disposizione per promuovere anche questo lavoro nella conferenza e tra l'altro domani, proprio in collaborazione con il CINSEDO, che è l'organo operativo della conferenza, avviamo la prima scuola per gli amministratori regionali per lo sviluppo sostenibile, che tu hai voluto. E io che, ti ringrazio, non lo volevo dire io Enrico, perché come dire, siamo noi che vi ringraziamo, ma credo anche quello sia un segno dei tempi. Nasce questo nuovo strumento e credo che ci abbiate dato un input giusto e speriamo possa avere davvero anche qui un ulteriore, sia un contributo a aumentare la sensibilità sui temi. Grazie. Grazie, e grazie a Stefano Bonaccini. Ora chiamerei in ballo Annalisa Boni, come dicevo prima, segretaria generale di Eurocities, il cui presidente eletto da poco è Dario Nardella. Tra l'altro abbiamo proprio gli italiani che, come abbiamo sentito anche da Stefano Bonaccini, stanno occupando posizioni cruciali per fare sistema. Ecco, quindi le chiedo subito la sua reazione intanto al rapporto, magari ci dirà che è peggiore di quello di altri paesi o forse ci dirà che invece è il migliore, ma come possiamo, e questa sarà la seconda domanda, lavorare insieme proprio per promuovere l'Agenda 2030 in tutta Europa? Prego, dottoressa. Grazie mille, prima di tutto veramente grazie per aver pensato a me, Eurocities, per questo importantissimo evento, mi fa davvero piacere essere qui con voi. E sì, magari una parola su Eurocities, perché magari non tutti, anche se il titolo, il nome racchiude un concetto chiaro, però due parole per chi non la conoscesse: siamo la rete di città più importante, più grande d'Europa, e quindi abbiamo comuni di circa 200 città, 150 grandi, quindi anche con Londra, Berlino, insomma Milano, eccetera, ma anche un po' più piccoli o meno grandi, e anche una cinquantina di medio piccoli. In Italia, per esempio, abbiamo Arezzo e Pesaro. Quindi ecco, è una rete che vuole proprio lavorare, che crea una piattaforma per far lavorare insieme i comuni, fra l'altro sugli SDG, anche sullo sviluppo sostenibile, ma anche lavorare con le istituzioni per promuovere proprio una migliore qualità della vita nelle città. Quindi tantissimo scambio sia fra comuni che con la Commissione e il Parlamento su tutte le politiche che impattano le aree urbane, che sono una marea, soprattutto oggi poi con il Green Deal, che non so se voi seguite, ma è un fiume di legislazione, di politiche, di quadri, diciamo, regolamentari, e anche appunto il Next Generation e tutto l'MFF che è legato, ce n'è a iosa. Quindi insomma, ecco, abbiamo tantissimi organismi interni che lavorano su tantissime tematiche legate allo sviluppo urbano, ma abbiamo anche una task force proprio sugli SDG. E da lì abbiamo proprio capito quanto ci sono veramente tante città che hanno voluto crearla, che hanno voluto partecipare a questa cosa, perché si sente proprio che c'è un interesse da parte, quello che diceva lei prima, c'è una spinta da parte dei territori, in questo caso delle città, delle aree metropolitane, eccetera, proprio ad andare verso una visione integrata, una visione della sostenibilità che possa veramente dire se si vince nelle città, se si, diciamo, la battaglia sarà vinta o sarà persa nelle città, e quindi portare avanti un certo modello di sviluppo e via dicendo. Ora, volevo aggiungere una cosa, perché lei prima ha parlato di un contesto europeo positivo, che è vero sul tema del quadro finanziario, ci ritorniamo, politico, Next Generation, tutto quello che vogliamo, è unicissimo. Però ecco, sugli SDG io direi che c'è un contesto che è ancora un po' metà metà, nel senso che
adesso come adesso forse è meglio della mandatura, diciamo, della legislatura precedente, con la von der Leyen che ha deciso comunque di praticamente mainstream gli SDGs nel suo programma politico, no? E quindi questo è un segno incoraggiante. Ha voluto comunque dire, ogni commissario ha in carico un SDG, io stessa come presidente mi prendo la responsabilità del coordinamento, quindi questo è molto, molto positivo, cioè ci sono tante cose in questo senso. Però sul lato un po' più ambiguo, diciamo che, ecco, non vedo purtroppo nell'azione di policy della Commissione Europea una, diciamo, gli SDG come una politica che guida, cioè lo vedo più un'azione ex post, quasi non dico accidentale, però dire ok, adesso allora andiamo a vedere qual è il collegamento con quale SDG, non è una cosa che ispiri o che comunque spinga. Il personale che lavora in questa nuova commissione è in gran parte quello che lavorava nella commissione Juncker, che certamente non ha preso gli SDG seriamente. No, per cui diciamo che ha un approccio politically correct, però non tocca le patate, le hot potatoes, a mio parere, tipo la politica agricola comune, cioè parliamone seriamente. Se ho capito bene, proprio queste sono discussioni in corso, sì, però non c'è dubbio. Ancora sì, comunque ecco, quello molto che volevo dire è che questo contesto, cioè noi siamo dentro a questo contesto ogni giorno e quindi non, purtroppo sì, lavoriamo più nel contesto europeo che non quello nazionale, ci colleghiamo con quelli nazionali, ma il nostro contesto di riferimento è quello europeo e quindi siamo qui, la nostra, diciamo, il nostro lavoro è proprio quello di continuare a spingere e a far valere, insomma, tutto quello che riteniamo. Ora, non so se ha senso che io vi dica un po' cosa abbiamo, diciamo, abbiamo fatto questa survey, questa ricerchina dentro a questo gruppo di città che ha dato tanti risultati interessanti, ha mostrato tante leve, no, di lavoro, quali sono, perché le città si vede che hanno proprio voglia, hanno bisogno di capire cosa fanno le altre, quelle che sono più avanti come Helsinki o altre città, proprio per capire sulla finanza come possiamo fare, come veramente integriamo gli SDG nella strategia globale del comune, un po' quello che noi chiediamo a livello nazionale, no? Perché poi alla fine il sistema è a ognuno al suo livello, però il concetto è quello dell'azione integrata, come lavoriamo in maniera molto più creativa in termini di partenariato, quello che si diceva all'inizio, col privato e col pubblico, nuovi modi proprio di sperimentare alleanze non convenzionali, quindi c'è tanto bisogno di creatività e di cose importanti e di cose di questo tipo, e anche tutto il tema dell'innovazione, della ricerca, innovazione e tecnologia, cioè come si può per esempio lavorare su approcci legati, per esempio, spinti da un concetto di missione. Io sono membro di questo board sulla missione per le climate neutral cities, che è proprio un approccio diverso anche all'innovazione, che vede un'innovazione sistemica in tutti i sensi a livello di una città, che va dalla governance alla partecipazione, proprio all'organizzazione interna, al funzionamento dell'amministrazione, al tema dei partenariati, al modo in cui si lavora con i vari settori in maniera molto più olistica e via dicendo. E quindi questo rispecchia tutto, è proprio cattura proprio bene il concetto che c'è dietro agli SDGs. Da questo punto di vista, dottoressa, lei pensa che una sintesi o diversamente un'elaborazione diversa dell'approccio che abbiamo seguito nel rapporto, in cui abbiamo provato a legare, no, regioni, città, province e anche scendere a livello più in basso, usando tra l'altro dati che esistono, però presentati in maniera forse un po' più orientata agli SDGs, possa essere d'aiuto? È un qualcosa su cui con Eurocities pensa possiamo provare a lavorare insieme? Ce ne fossero di ASDGs in ogni paese, sarebbe l'ideale, perché anche quello, per fare l'Europa ci vogliono appunto tutti questi pezzi che a livello nazionale si ragioni nello stesso modo a livello nazionale e quindi poi a livello territoriale. Io credo che il vostro rapporto è bellissimo, è fantastico, perché comunque sì, dice delle cose giustissime e penso che, ecco, le cose su cui mi ritrovo, ma soprattutto penso le nostre città si ritrovino, è proprio questo discorso di cogliere l'opportunità, no? E quindi dire
ora come ora, cioè anche forse arrivando a dire che il Covid può essere utilizzato come un agente di cambiamento, paradossalmente. Quindi dire occorre cambiare il modello economico dominante, quindi bisogna andare verso lo sviluppo sostenibile. Tutti i nostri comuni stanno andando in quella direzione, bisogna, cioè non si può tornare al modello del pre-Covid, perché sennò non si lavora sulla resilienza. La resilienza significa appunto approccio sistemico, significa lavorare a diversi livelli, significa aver bisogno di investimenti sia pubblici che privati su un arco temporale che è decennale, quindi di lungo termine. Abbiamo un gruppo di lavoro proprio che lavora sul long term investments, che si ritrova tantissimo in quello che voi dite nel vostro rapporto. E poi sì, la cosa giusta in questo rapporto è che appunto ci vuole un quadro unico, un quadro coordinato a livello nazionale. Abbiamo questa chance ottima di avere una combinazione di quadro di policy finanziario con il Green Just Digital Deal, il Next Generation, tutto l'MFF, tutta questa spinta al cambiamento. Cioè bisogna usarla questa opportunità, non si può lasciare andare. E quindi mettere a sistema, come dicevate, coordinare il piano di ripresa e di resilienza col programma di riforme, con le diverse strategie nazionali, le strategie territoriali fino all'ultimo livello, verso una visione che è sostenibilità intesa larga, guidata dagli SDG, è una cosa in cui ci ritroviamo tantissimo. E l'altro elemento forte che comunque ritrovo anche qui è proprio nel vostro rapporto, è proprio l'importanza di assicurare il forte coinvolgimento dei comuni, ma anche degli altri livelli, nel disegno e nell'attuazione del PNRR. Cioè non si può non avere questo tipo di governance, perché altrimenti non si arriverà da nessuna parte, non si riuscirà. E questo secondo me è la parte più difficile, è la parte più difficile, perché comunque significa proprio cambiare il mindset, significa entrare in spazi di potere, ognuno che non vuole mollare il proprio spazio. I primi sono gli stati membri che non vogliono mollare l'osso dell'urbano è solo loro, quando invece avere una visione coordinata a livello europeo avrebbe molto più senso, quindi si fa molta fatica. Però ecco, quello che volevo dire è che dal nostro osservatorio europeo vediamo che alcuni governi nazionali stanno costruendo piani di ripresa, e comunque dall'esterno anche l'Italia, abbiamo avuto anche scambi col ministro e le nostre città, e insomma c'è un ascolto. In altri stati ce n'è ancora meno, in altri un po' di più, però ecco, non è molto rassicurante la cosa, bisogna che comunque ci sia molta più apertura e molto più coinvolgimento per avere un risultato. Quindi comunque per le città è chiaro che avere dei piani che siano dei piani non solo di ripresa semplice, ma di ripresa proprio verso una visione sostenibile del futuro è fondamentale. L'hanno colto tutti, e sono tutti, secondo me, tutti pronti a giocare il gioco, come si dice in inglese. Bisogna Benissimo. Che, ecco, chi tiene le corde lo... Pensi la Beh, noi ci cosa. Siamo, noi ci siamo. Esatto, noi siamo contentissimi di poter collaborare con voi come quando volete. Perfetto, grazie veramente, grazie per il vostro lavoro, e darei la parola adesso a Giovanni Camilleri, che, come ho ricordato, è in rappresentanza di UNDP Art, che è proprio un'iniziativa di UNDP per promuovere lo sviluppo sostenibile a livello locale, e quindi c'è una naturale continuità con quello che abbiamo appena sentito. Prego. No, è in silenzioso. Sì, grazie, dicevo, grazie per l'invito. E direi che un po' il nostro punto di osservazione è quello dell'agenda 2030 nei diversi paesi, nei paesi nel sud, nel nord, e quindi un po' la proiezione globale, se vogliamo. Farei intanto congratularsi per la presentazione del rapporto, che francamente ho trovato non solo molto chiaro, ma anche proprio che entra nel merito di quella che è una delle diverse sfide che pone l'agenda, e cioè quella della implementazione.
Vorrei ricordare che tra il 2013 e il 2015, nel momento in cui si decideva un po' della nuova agenda, una parte sul che cosa, quindi tutta la discussione sugli obiettivi, ma per la prima volta, anche a differenza delle mete, si incominciò anche a dare molta attenzione al come. E per questo obiettivo del come si identificò un cosiddetto dialoghi di localizzazione che pretendeva appunto ragionare, e lì si creò un gruppo di 80 paesi, su quelle, diciamo, strategie, modalità, logiche che permettessero una migliore applicazione. E per essere sintetico, uno dei pilastri, diciamo, della conclusione che poi fu ripresa dal segretario generale nella realizzazione della nuova agenda era l'importanza dei territori. Ecco, quindi assistere oggi a questa presentazione del rapporto in Italia è, come dire, è un riferimento, direi, molto, molto significativo di come comunque in un processo con tutti i limiti che sono stati detti ha marcato un passo, tant'è che poi le conclusioni dei dialoghi localizzazione si realizzarono nella città di Torino credo nel 2014 esattamente, anche proprio in referenza sia a una tradizione di sviluppo locale che ha l'Italia e sia anche a una tradizione di cooperazione tra il governo italiano e le Nazioni Unite sui temi dello sviluppo locale. Vorrei mettere l'accento adesso su un aspetto, perché c'è l'importanza della programmazione, come una programmazione non collegata al mandato di un governo, che sia regionale o che sia nazionale, ma di visione ai 15-20 anni, è stata ben sottolineata negli interventi precedenti. Questa sartoria istituzionale che collegano i piani, che collegano le varie risorse proprio per dare sostenibilità a questo processo articolato e complesso, credo che sia stato ben sottolineato. Io vorrei toccare allora un altro elemento, e cioè quello della sfida per l'articolazione multilivello, che è un tema che è determinante nell'applicazione, condiviso in tutti i paesi del nord, del sud, economicamente avanzati o meno avanzati e tutto, ma per il quale evidentemente non basta, un po' come è stato detto prima da Annalisa, il condividere semanticamente, ma ci vogliono delle pratiche, dei quadri istituzionali, degli spazi, degli strumenti che permettano praticarlo. Se vogliamo, non solo in Italia, ma credo un po' in tutti i paesi, e particolarmente forse nei paesi con processi di decentramento più avanzato, il Covid ha messo in evidenza una apparente polarizzazione, come dire, o tensione, chiamiamolo come vogliamo, tra dimensione locale e dimensione nazionale. Lungi dall'entrare nel merito, però credo che sia importante anche vederlo da un altro punto di vista, e cioè l'articolazione tra il livello locale e nazionale, che poi peraltro include quella tra municipi e regioni, poi regioni e poi nazionale e globale, ha bisogno di molto esercizio. Diciamo, la prima riflessione è quello di un deficit di esercizio di dialogo tra questi diversi livelli. E questo forse può essere un qualche cosa che può essere messo all'attenzione appunto dei piani di cui abbiamo sentito parlare del futuro. Noi come Nazioni Unite, come UNDP, apro e chiudo una parentesi a tutto questo aspetto che ho citato finora dei dialoghi e localizzazione, abbiamo lavorato sempre insieme a UN Habitat e insieme alle maggiori reti di città, tra gli altri Eurocity nel passato, ma poi anche SEGLEU e le reti delle regioni, le reti mondiali di regioni. Ecco, questa tematica è una delle più centrali. C'è un'esperienza che è descritta anche nel rapporto, anzi due ne cito. Una è la transizione delle famose agende 21, che era appunto
l'iniziativa un po' indietro nel tempo, che però ha generato una serie di realtà anche in Italia su questi temi che si stanno convertendo naturalmente all'Agenda 2030. E il secondo aspetto invece è descritto proprio tra le buone pratiche nel rapporto, ha a che fare con la rete delle università per lo sviluppo sostenibile, che in Italia è stata lanciata 3 anni fa e che veramente gioca un ruolo importante anche di assistenza alle regioni e alle città nell'ambito della cosiddetta terza missione dell'università. Ecco, dal suo osservatorio internazionale, lei vede un ruolo particolare per le università proprio per stimolare l'innovazione anche sociale e non solo quella tecnologica? Beh, certamente le università sia in Europa ma anche negli altri paesi come dire, hanno un ruolo che è non solo importante ma è determinante proprio per questa innovazione sociale della, diciamo, della tecnologia sociale che forma il dialogo, per esempio, che non è solo una buona volontà, dialoghiamo perché siamo buoni, no, proprio strutturare il dialogo, tecnificare il dialogo, prevederlo come parte di una programmazione e quindi con i suoi tempi. Ecco che allora le diverse visioni, posizioni, diciamo, possono trovare uno spazio e anche delle competenze formate per ottenere quel consenso che è determinante poi per sostenere un piano, ma anche per implementarlo, e senza il quale, diciamo, ancora una volta il rischio è che rimangano delle buone intenzioni. E in questo senso credo che l'importanza del sviluppare la dimensione globale va da sé, cioè è stato detto, lo sviluppo sostenibile non può limitarsi all'obiettivo nazionale, perché o è in tutto il mondo, in tutto il pianeta, o non funziona. E in questo senso probabilmente la possibilità di utilizzare come risorse, le esperienze e le pratiche che i territori hanno utilizzato e stanno utilizzando per abordare proprio il tema della programmazione con le caratteristiche che sono state dette, dell'articolazione multilivello e un po' tutti questi passaggi che fanno complessità. Ecco, queste esperienze, sia nei loro aspetti negativi, ma soprattutto anche in quelli dei risultati, sono una risorsa da poter utilizzare a livello internazionale per condividerla proprio come parte di una strategia globale. Ora, in questo senso, probabilmente la cooperazione internazionale può fare una riflessione, intanto evitando quella che potrebbe essere una prima conseguenza apparentemente logica, ma realmente poco logica, cioè quella di ridurre i fondi perché ci sono priorità interne nei paesi e quindi non c'è disponibilità. E non è possibile, perché o lo sviluppo sostenibile si realizza nel pianeta oppure le conseguenze arriveranno immediatamente. La seconda riflessione è quella sulle modalità, cioè le modalità che devono riflettere il dibattito che è stato ben presentato fino adesso e che quindi devono avere anche bisogno di modalità, strumenti specifici per l'applicazione dell'agenda nei territori. Scusa, mi stavi facendo una domanda. Sì, esattamente, ma in realtà non è altro che un'ulteriore elaborazione su questo. La famiglia delle Nazioni Unite è molto complessa, c'è le Nazioni Unite, UNDP, la FAO, l'UNESCO, il WHO e così via. Ecco, talvolta a livello locale c'è un po' di perdita di relazioni, perché appunto le Nazioni Unite nel passato si sono presentate ognuno per sé. L'Agenda 2030 sta diventando anche un elemento di federazione delle varie anime delle Nazioni Unite, come tra l'altro era previsto proprio nella riforma dell'ONU, oppure ci sono ancora le difficoltà, un po' come quelle tra regioni, comuni, eccetera? No, beh, è evidente che è un po' come nelle regioni, comuni, nazionali, le difficoltà esistono. Se non ci fossero le difficoltà, probabilmente saremmo in o non staremmo centrando lo scenario della complessità,
o forse staremo ripetendo un discorso così, diciamo, di volemose bene o queste cose. Però l'Agenda 2030 rappresenta effettivamente un quadro di riferimento strategico anche per le stesse agenzie del sistema, che ormai, come dire, hanno adottato tale quadro, che è tanto di contenuto come strategico, e permette di operare con una coerenza o con una maggiore coerenza o con una coerenza sempre più, come dire, concreta, un po' in tutti i paesi. E in questo senso il collegamento tra le esperienze di territori del nord o del sud, che non vengono presentati come esempi o come, come dire, come modelli, ma come esperienze di riferimento che permettono il dialogo e permettono di arricchire, è esattamente questa risorsa che noi, tra l'altro, vorremmo utilizzare a partire anche dalla stupenda esperienza che ASVIS rappresenta, sia come istanza nazionale che supporta, diciamo, la sfida per l'implementazione, e dei territori, molti dei quali italiani, e in questo caso evidentemente, ma anche spagnoli di altri paesi, per essere condivise. Quindi direi che l'importante è proiettare questa potenzialità, diciamo, nella strategia d'insieme locale, nazionale, ma anche globale. E concludo, oggi viene pubblicato, lanciato a livello mondiale il rapporto sullo sviluppo umano 2020, che mette come in evidenza come per la prima volta dopo 300.000 anni non è più il pianeta a plasmare l'individuo, ma è l'individuo che, come dire, ha impatto sul pianeta, creando tutti i problemi di cui ci si sta occupando. Mi limito solo a dare questa informazione perché nel pomeriggio ci sarà il lancio mondiale, e chi vorrà seguire, diciamo, questo strumento che, come dire, conosciamo ormai da tanto tempo, potrebbe essere interessante. Grazie, veramente anche questo riferimento a cui tengo tantissimo, visto che ho collaborato ad alcuni di questi rapporti, in particolare quello del 2014, dove si parlava di vulnerabilità e resilienza, due parole chiave che sono diventate decisamente centrali anche nel dramma che stiamo vivendo. Grazie veramente a Camilleri, e resteremo in contatto perché abbiamo appunto una convenzione adesso con UNDP, un Memorandum of Understanding di collaborazione. Dopo questo quadro internazionale passiamo invece a confrontarci con gli amministratori dei nostri territori, e quindi, dopo aver sentito prima Bonaccini, ora sentiremo la sindaca di Savona, Ilaria Caprioglio, e poi avremo la visione dei prefetti e poi delle province. Insomma, proviamo a coprire in qualche modo tutti i territori. Ringrazio veramente la sindaca per la sua disponibilità e per quello che sta facendo nel suo territorio su questi temi. Prego. Grazie professor Giovannini, grazie a nome della città di Savona. La città di Savona è una città di 60.000 abitanti, quindi una città di medie dimensioni, però le città di medie dimensioni sono importanti in quanto rappresentano quella tipologia di città in cui vive la metà della popolazione europea. E le politiche della sostenibilità sono un po' state la nostra priorità. E dal 2016, dall'inizio del nostro mandato, che abbiamo declinato secondo gli obiettivi dell'Agenda 2030 tutte le azioni contenute nel documento unico di programmazione. E questo rapporto costituisce veramente uno strumento importante, al fine, come si è già detto prima, di orientare le azioni, ma dopo averle mappate. E noi proprio intorno al 2017 avevamo cercato un ente certificato terzo per mappare lo stato dell'arte della nostra città e da lì iniziare con un percorso sicuramente più strategico. E poi soprattutto è importante questo scambio di buone pratiche fra enti locali, fra azioni che ci sono già e che magari non vedono una regia un po' nazionale. Poi una fase importante è sicuramente quella del monitoraggio. Importante è che deve sempre essere agganciata a un principio di continuità amministrativa nel quale credo moltissimo. È preziosa poi questa relazione fra enti locali di vario grado, dalle regioni alle province, città metropolitane e città piccole.
Inoltre, ed è stato anche sottolineato in questo rapporto, è importante veramente far rete con le università, far rete con le associazioni, far rete con gli enti privati, ma anche e soprattutto con i cittadini. E a proposito di questo, ritengo però che la sfida più grande sia proprio quella di far comprendere ai cittadini di tutte le città, che siano grandi, piccole, medie come la nostra, a farli comprendere che sono loro poi i veri attori di questa sfida. Sono loro che con le azioni piccole, anche quotidiane, possono contribuire. Questo è importante, fondamentale. Un altro passaggio credo veramente importante, e si è già accennato prima, è far comprendere a tutti gli amministratori, ma soprattutto a noi amministratori locali, come le azioni della sostenibilità vadano comunque perseguite, anche se, ahimè, spesso non generano consenso. Noi siamo un paese dove rincorriamo il consenso, rincorriamo l'elezione che è sempre dietro l'angolo. Le azioni della sostenibilità sono azioni su cui si deve lavorare adesso, ma che coglieremo i frutti fra 10 anni, sicuramente non li chiuderemo nell'arco di un quinquennio, quindi di un mandato amministrativo. Ma nonostante questo dobbiamo andare avanti e dobbiamo perseguirle con consapevolezza. Ritengo quindi, come ho detto prima, che sia necessaria un'agenda nazionale, cioè non deve essere tutto solo demandato agli amministratori locali e a queste loro buone pratiche. E ritengo che anche che per sviluppare una maggiore resilienza nei cittadini sia anche necessario che veramente un'educazione alla sostenibilità entri nelle scuole e aiuti i nostri giovani, i nostri bambini, i nostri adolescenti a diventare veramente cittadini attivi, cittadini al servizio della comunità, che sentano i legami stretti con la comunità. E un altro concetto importante che di cui si è già parlato prima è quello appunto che ha visto la pandemia come un momento veramente di rottura rispetto al passato. Ecco, cerchiamo di prendere da questa crisi quel concetto che a me piace molto, a me molto caro, della capacità negativa. E che cosa vuol dire? Vuol dire che in un momento di grande rottura, di grande crisi, che può essere sanitaria, può essere sociale, può essere economica, non bisogna cercare di tornare a quello che facevamo prima, ma bisogna avere il coraggio di cambiare percorso, cambiare tracciato e perseguirlo. Ecco, questo forse è un po' un appello che io faccio e lancio ai nostri decisori politici. Noi sindaci, con grande umiltà, con grande spirito di sacrificio, con grande passione, ci siamo. Stiamo già lavorando su questi temi, anche con un certo orgoglio, perché siamo veramente convinti di quello che è stato detto dall'ex segretario delle Nazioni Unite, che questa battaglia veramente si vince o si perde nelle città, ma nelle città non devono essere lasciate sole. Questo è fondamentale per noi. Ecco, posso tornare proprio su questo punto, perché tanti amministratori hanno già fatto la sua scelta e noi mostriamo nel rapporto come appunto tanti comuni abbiano incrociato l'agenda 2016-2030, lei addirittura dal 2016 e il DUP. Cosa manca ancora, secondo lei, a livello nazionale? Noi proponiamo, per esempio, il rilancio del CIPU, del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane, creato nel 2012 e poi un po' abbandonato, perché crediamo che, soprattutto nel momento in cui ci sono, grandi finanziamenti per le periferie, per la mobilità sostenibile e naturalmente il Next Generation EU, ci sia una necessità di coordinare in qualche modo le iniziative, perché se ogni città, penso alla mobilità sostenibile, bandisce un certo tipo di auto, non è che poi al confine improvvisamente le auto sono accettabili. Ecco, dal suo punto di vista, come raccomandazione alla politica nazionale, in particolare al ministro Boccia, che è la delega su questi aspetti, se dovesse raccomandare delle azioni, cosa raccomanderebbe? Ma sicuramente chiederei di aiutarci a coordinarci proprio fra enti territoriali. Lei adesso ha parlato e mi è venuto in mente del bando di riqualificazione periferie urbane, che è un bando a cui noi abbiamo partecipato proprio nel 2016 e
con molti problemi stiamo riuscendo a cantierare solo adesso, io sono quasi a fine mandato. E ha parlato per esempio del PUMS, noi con il PUMS stiamo cercando di lavorare a livello territoriale con grande difficoltà, come adesso stiamo cercando di partecipare al bando per la qualità dell'abitare. Quali sono le nostre difficoltà? Sono sicuramente riuscire a articolarci e a riuscire a lavorare con tutti i territori vicini. Parliamo di città medio-piccole che distano un 25 chilometri una dall'altra, ma soprattutto noi abbiamo bisogno che il depauperamento, che è ormai storico, dei nostri enti locali sia finalmente scongiurato. Noi, sembra assurdo dirlo in un contesto così importante, ma noi non abbiamo dei tecnici in grado di lavorare a progettare che siano sostenibili a queste progettazioni per poi poter partecipare a bandi. Siamo veramente in difficoltà proprio perché ci mancano non solo le risorse economiche ma le risorse umane. Questo è veramente un appello che lancio al governo perché ci aiuti in questo. E come siamo noi in questa situazione lo sono la maggior parte degli enti locali, la maggior parte delle amministrazioni comunali. Quindi la preoccupazione, se capisco bene, al di là della celebrazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al disegno e così via, e che poi l'attuazione incontri problemi. Credo che il governo sia conscio di questo, tant'è vero che nelle bozze che sono circolate proponeva in qualche modo di creare delle strutture parallele, ma è possibile veramente fare una cosa del genere? Oppure questo vorrebbe dire far depauperare ancora di più le amministrazioni locali? Sì, il rischio è proprio quello, professor Giovannini, che si depauperino ancora di più e il rischio potrebbe essere quello che le città di medie dimensioni siano in grado di appoggiarsi a questi enti. Noi ad esempio con la regione ci siamo appoggiati per moltissime progettualità a un ente regionale, però poi si vanno a disperdere tutte quelle città di piccole dimensioni, tutte quelle città che non riescono comunque a lavorare, che devono avere ad esempio un segretario comunale da condividere o che comunque si riuniscono in comunità, mi vengono in mente le comunità montane. Ecco, si rischia proprio di disperdere questo patrimonio di enti locali che però sono fondamentali e che veramente vanno avanti con pochissimi dipendenti e che non sarebbero neanche in grado di agganciare, diciamo così, questi enti che magari sono a livello regionale. E lei crede che le università da questo punto di vista, torno alla domanda che avevo fatto prima, all'interno della terza missione dell'università potrebbero dare una mano in questa direzione? Io sono convinta, e lo sono fin dal 2016, che le università siano proprio l'anello di congiunzione. Infatti noi su tutti i bandi, tutta la progettualità che abbiamo fatto, ci siamo sempre avvalsi del nostro campus universitario di Savona e comunque dell'Università di Genova. Su ogni progetto noi abbiamo sempre coinvolto l'università perché sono fondamentali, sono veramente l'anello di congiunzione. La ringrazio veramente, la ringrazio per le sue scelte, per il suo impegno e naturalmente per il lavoro che vorrà fare. Anche nel vostro caso ASVIS è a disposizione per capire come aiutarvi nel lavoro e sono molto lieto che comunque abbia apprezzato questo rapporto con la ricchezza informativa. Grazie veramente. Grazie a voi. E credo che proprio in modo straordinariamente preciso capiamo il ruolo che le prefetture potrebbero svolgere in questa operazione. Quindi chiamo in causa il prefetto Laura Lega, che come dicevamo ha lasciato da poco Firenze, ma che è segretario generale dell'associazione. Tra l'altro la ringrazio per aver voluto organizzare proprio giorni fa un evento su questo tema. Prego. Sì, professore, grazie a lei. Ci ritroviamo dopo poche ore, direi quasi. Insomma, abbiamo fatto un analogo di riflessione in un webinar promosso da Baci. La ringrazio con diversi attori del territorio, tra cui il sindaco Nardella, presidente.
Innanzitutto un grazie a lei, al Presidente Stefanini. Il primo rapporto mi sembra veramente un luogo magico, cioè dati, molti elementi di riflessione, anche comparativi. Il tema della sostenibilità è un tema ovviamente centrale, un tema attualissimo, non solo perché è previsto da 2030, ma perché è il tema di fronte al quale noi ci troviamo. Perché Anface? Anface è l'associazione che rappresenta i funzionari dell'amministrazione civile, cioè i colleghi che operano nelle prefetture, che quindi sono al centro dei territori, giorni fanno esercizio di mediazione e di verifica di quelle che sono le condizioni di governanza dei territori e la risposta ai bisogni crescenti di che sono. Chiedo scusa, la voce va un po' e viene, forse dovrebbe alzare un poco la voce. Un attimo. È meglio adesso? Sì. E quindi per noi è un tema assolutamente centrale. Io quando penso al tema della sostenibilità ne faccio una questione di merito e di metodo. Di merito perché non c'è alcun dubbio che la sostenibilità deve essere intesa non come posto ma come strumento su cui dare, come dire, improntare tutte quelle che sono le attività economiche, tali, altro che abbiamo di fronte, anche io credo un tema di metodo, perché è un tema veramente di democrazia, un tema che ci impone un approccio che sia bottom up, non sia un approccio che cade solo di alto. Spero che ci sia una condivisione piena, si possa generare insomma in sostanza un'alleanza vera, una condivisione non solo tra le istituzioni ma tra i cittadini, ci deve essere sostanzialmente un patto intergenerazionale che ovviamente la voce riguarda... va piena sua. Proviamo, adesso si sente meglio? Proviamo a sentire? E dicevo, un patto intergenerazionale importante, ma un patto di democrazia che richiede a tutte le istituzioni ovviamente un lavorare insieme, a che non sia un impegno solo teorico ma concreto. Quindi benvengono i patti territoriali che tentano di creare condivisione, governance e progetti calati sulle realtà dei territori e che poi però possano essere ovviamente monitorati costantemente cercando l'adesione di tutti. L'adesione proprio da parte di ciascun cittadino a quello che è ovviamente un progetto, una progettualità di sostenibilità ambientale, economica, civile. Questo significa ovviamente fare un salto di qualità anche nelle modalità con le quali si lavora, nel metodo di lavoro, nell'ambito della pubblica amministrazione tra diversi governi, ma significa anche una modalità nuova, un superamento di quella che è la dicotomia pubblico-privato, cercare alleanze che in sostanza consentano anche di garantire sistemi economici, superare i paradigmi economici fino ad oggi esistenti che tra l'altro dopo la prova del Covid ci impongono ovviamente di ripensare, rivedere, riorganizzare, anche tenuto conto di quella che è la sfida del digitale, di quello che è significato. La spinta verso lo smart working è ciò che ha tema è essenziale, anche perché se pensiamo alla sostenibilità ambientale è un tema anche di prevenzione che può significare ovviamente ridurre anche la gestione delle emergenze, quindi poter garantire che ci siano anche costi inferiori sia sotto il profilo sociale che anche economico derivanti dai tecnologici, da tutto ciò che comporta il cambiamento. Tema per noi estremamente nel nostro paese, abbiamo visto come negli ultimi anni si stanno susseguendo eventi calamitosi estremamente gravi che hanno altissimi costi sia in termini sociali ovviamente di vite umane ma anche in termini di costi economici, quindi come dire, lavorare in termini di sostenibilità anche ambientale è sicuramente un investimento per il paese molto. Ma poi mi faccio dire questo... Scusi se la interrompo un attimo, da questo punto di vista proprio il ruolo delle prefetture in questo schema che si va delimitando, tra l'altro nel discorso nel webinar dell'altro giorno il prefetto forse di Milano diceva che spesso i prefetti operano sulle emergenze e sono più in difficoltà ad aiutare ad andare
invece nella direzione che lei ha appena ricordato, anche di prevenzione. Come le prefetture possono aiutare, anche alla luce di quello che la sindaca di Savona, per esempio, diceva su come coordinare l'azione di comuni limitrofi? Dobbiamo, credo, spingere ancora più di quanto già non facciano. Le prefetture sono agenti di coordinamento, sono agenti, per mi faccio dire, a volte anche di innovazione, di spinta nei territori, sono a supporto degli enti locali, dei comuni in particolare, e in particolare dei comuni più piccoli, che sono quelli che spesso non hanno le professionalità sufficienti e necessarie per poter operativamente e concretamente una capacità di far fronte. Penso all'emergenza, penso a riguarda la pianificazione, ovviamente, l'azione civile, accompagnando ovviamente questa azione con quella che è l'azione delle regioni. Ecco, un lavoro di squadra prezioso nel quale l'azione delle prefetture è fondamentale, proprio perché lavora accanto alle amministrazioni locali e le accompagna per quanto più possibile in questo processo, in un quadro ovviamente di pieno partenariato con le regioni. Allo stesso modo, un tema delicato significa garantire più sostenibilità per far sì che, come posso dire, ci sia un'adesione maggiore a un sistema di economia legale. Questo significa ridurre, in un momento estremamente delicato come quello che stiamo vivendo, il rischio ovviamente di tensioni sociali, quindi evitare che una non sostenibilità economica del scivoli nell'illegalità, scivoli in tensioni sociali e diventi l'humus per favorire processi di metastatizzazione dei territori da parte della criminalità organizzata, ma non tanto. E quindi, come dire, spingere dal basso, anche da parte di un'azione del mondo della scuola, per una costruzione forte, un'adesione matura, una prova di democrazia matura, verso un sistema che sia sostenibile anche sotto il profilo della legalità. Noi oggi rischiamo anche, per l'emergenza Covid ovviamente, e le prefetture in questo stanno facendo un lavoro preziosissimo di grande attenzione, di monitoraggio, di prevenzione contro i fenomeni appunto di inquinamento della criminalità organizzata, ma scivolare verso un'economia non sostenibile significa scivolare verso ovviamente e favorire quella che è un'economia illegale, quindi favorire processi di usura e di inquinamento del sistema. Questo per noi è uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile, proprio il numero 16, ha a che fare con la legalità, con l'efficienza delle istituzioni. Da questo punto di vista, come lei vede la trasparenza nei dati come un elemento utile? Il nostro rapporto cerca di mostrare i risultati dell'amministrazione, non gli input, ma anche soprattutto gli outcome, i risultati. Ecco, anche nella sua esperienza di prefetto e in particolare l'ultima esperienza su Firenze, questo elemento dell'informazione condivisa può fare veramente la differenza oppure è un po' sovrastimato, diciamo così, nella letteratura su come come vero agente di cambiamento e di coesione sociale? Ma vede, professore, lo abbiamo detto, perlomeno insomma io ne sono convinta, il tema della sostenibilità è un test di democrazia. Allora, credo che un paese come il nostro, un paese a democrazia matura, insomma debba superare questo test, questa prova, che è da una prova estremamente complessa, e sicuramente se parliamo di democrazia non possiamo che parlare di trasparenza. Trasparenza, conoscibilità significa mettere nelle condizioni ciascun cittadino di sapere che cosa fa la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, non lo dimentichiamo, i dipendenti pubblici sono pagati dal contribuente, debbono rispondere al contribuente del proprio operato, non solo singolarmente, ma proprio come azioni complessive che vengono poste. Quindi credo che il tema della trasparenza sia un tema di democrazia e quindi non c'è alcun dubbio che non solo è un valore in termini astratti, ma deve essere praticata con estrema responsabilità da parte di tutte le amministrazioni. E credo che su questo si sia fatto un salto di qualità. Insomma, dal 90 a oggi, obiettivamente, questi 30 anni sono stati 30 anni importanti.
È evidente che, come dire, ci può essere stato anche un sovradimensionamento, insomma, in qualche modo, del tema, ma forse più nei primi anni, no? Quando si passava da una amministrazione tendenzialmente più opaca o perlomeno meno conoscibile rispetto, insomma, a quello che è oggi, per cui, insomma, francamente credo che non ci siano difficoltà a poter accedere, a poter conoscere l'operato delle. Grazie. Un'ultima domanda in conclusione. Come ASVIS può essere utile ai prefetti e come il lavoro che abbiamo avviato può essere utile al vostro lavoro? Ma ASVIS, io dicevo prima, è un luogo di eccellenza perché insomma ci consente, e il primo rapporto lo dimostra nei fatti, ci consente di avere uno spaccato ragionato di quello che sta accadendo. Quindi credo che sia uno strumento estremamente importante. Come Anfaci, se me lo consentirete, avrò piacere di diffondere ai nostri soci, quindi ai colleghi che operano nelle sedi al centro, il rapporto, perché credo che la lettura di questo rapporto consenta di conoscere ancora meglio e quindi sia anche uno strumento proprio di lavoro per tutti noi, perché ci consente di entrare con un'analisi ragionata, appunto ricca di dati e di comparazioni, in quello che è una fenomenologia che conosciamo ovviamente territorio per territorio, ma questa comparazione ci dà il quadro complessivo di quella che è la situazione in atto. Benissimo, la ringrazio anche per questa disponibilità e spero veramente potremmo collaborare anche sulla formazione, come abbiamo fatto magari per gli enti regionali, possiamo collaborare sul tema della formazione del personale delle prefetture. E il dottor De Pascale ha un problema di collegamento, per cui lancerei subito un breve video sulle buone pratiche che abbiamo identificato e poi torniamo o con De Pascale oppure direttamente con il ministro Provenzano. Se la regia può lanciare, io ringrazio. Di 60 associazioni sul territorio possono recuperare quotidianamente prodotti di buonissima qualità, circa 1 milione di chili l'anno di generi alimentari per un valore di oltre 2 milioni di euro ed assistere circa 7.000 soggetti in stato di bisogno solo nella provincia di Verona. Questi soldi sono la somma di quello che ci viene dato dal Corepa e quello che invece di mettere nell'indifferenziata e quindi risparmiamo, perché l'indifferenziata costa quasi 200 euro a tonnellata. Queste ecostazioni sono state comprate dalla municipalizzata con il credito d'imposta. Un successo veramente incredibile. Questo grande laboratorio mondiale degli enti locali dovrebbe cercare di sincronizzare tutte le azioni che vengono svolte dagli enti locali, garantire la salvaguardia delle migliori esperienze e favorire la replicabilità di queste azioni. Da una parte continuare a informare la cittadinanza sui temi legati allo sviluppo sostenibile affinché i cittadini stessi potessero divenire consapevoli delle
questioni legate alla sostenibilità nel loro agire quotidiano. Dall'altra invece abbiamo coinvolto oltre 50 studenti universitari per far sì che questi possano diventare dei progettisti e in particolare ai temi legati alla progettazione urbana nell'ambito del periferia sud di Reggio Calabria. Recuperiamo il rapporto in primo con i nostri amministratori, perché la salute individuale e collettiva dipende praticamente dai tipi di servizi che gli amministratori locali sono in grado di erogare, dalla scuola alla mobilità, all'acqua per l'uso umano, appunto ai servizi al verde, all'aria che respiriamo. E ritroviamo a essere più cittadini solidali nei confronti degli altri, nei confronti dell'ambiente e meno consumatori che puntano solo al benessere personale. Di mobilità sostenibile, la capacità anche da parte dei ragazzi di acquisire una maggiore responsabilità, una possibilità di favorire il movimento dei giovani che molto spesso è invito o limitato da un'eccessiva stanzialità, significa anche socializzare, incontrare gli amici, è quindi un progetto un po' a 360 gradi. Grazie alla nostra redazione per questa bellissima sintesi. Effettivamente il sindaco De Pascale ha ancora un problema di collegamento e quindi passerei all'ultimo intervento della mattinata, il dialogo con il ministro Provenzano, il quale ieri ci ha informato che a causa di un impegno istituzionale non avrebbe potuto essere con noi e quindi ieri pomeriggio abbiamo registrato il dialogo che ora prego la regia di mandare. Siamo con il ministro Giuseppe Provenzano, il ministro chiave per i ragionamenti che abbiamo fatto nel corso della giornata e naturalmente anche per l'attuazione delle politiche sul territorio, non soltanto nel mezzogiorno, ma in generale sui territori italiani. E lo ringraziamo moltissimo per aver voluto analizzare il rapporto ASVIS e darci, anche se a causa di un impegno istituzionale non è potuto essere con noi in diretta, la sua opinione, il suo feedback e le sue opinioni su come questi dati, queste analisi possano essere utilizzate per le politiche che proprio in queste settimane sono in via di definizione. Grazie ancora Ministro e quindi la prima domanda è proprio una prima reazione al rapporto, il primo dell'ASVIS così dettagliato sui territori. Ma grazie a voi, grazie per l'invito, grazie soprattutto per il lavoro che avete fatto in tutti questi mesi e da quando ASVIS opera cercando di orientare le decisioni politiche nella prospettiva della sostenibilità. Io insomma, sono molto felice di partecipare anche a questa discussione perché questo rapporto nello specifico è quello che a mio avviso meglio, ma lo dico avendo diciamo, letto e acquisito via via il contributo che ASVIS ha dato ai decisori politici, all'opinione pubblica, è quello che meglio mette a fuoco nel nostro paese la dimensione territoriale dell'Agenda 2030. In fondo l'obiettivo che ci stiamo dando è quello di salvare la terra. Ecco, salvare la terra dobbiamo fare i conti con i nostri territori, con la dimensione territoriale. Non so se sono il ministro chiave, di certo ho voluto che il mio ministero riassumesse la dizione accanto a quello del sud della coesione territoriale, nella prospettiva proprio di perseguire attraverso i territori questa grande opzione che l'Italia ha sottoscritto, su cui si è impegnata nei confronti del mondo,
dello sviluppo sostenibile. E questo è importante da dire, perché senza il contributo dei territori, di tutti i territori, aggiungo io, questa prospettiva è una prospettiva che rimane astratta, che rimane una retorica, non una politica. Cosa mi ha colpito? Mi ha colpito una duplice lettura spaziale del nostro paese, con una dimensione temporale che fa i conti con quella che a tutti gli effetti la crisi peggiore della nostra storia. La dimensione spaziale ci fa vedere, diciamo, il crinale su cui siamo, anche nella lettura della nostra complessità territoriale italiana, perché ciò che noi chiamiamo divario ha anche diciamo l'altra faccia della varietà. Ciò che vediamo come disuguaglianza ha il volto della diversità, e noi dobbiamo, diciamo, lavorare su questa duplice dimensione: contrastare, lottare contro disuguaglianze, colmare i divari per sanare le fratture nel nostro paese, allo stesso tempo valorizzare la varietà, la diversità. Questo lo dico perché diciamo, in questo tempo, in questo preciso momento in cui facciamo i conti con gli effetti economici, sociali, in termini di sviluppo della pandemia, ci troviamo a fare i conti con quello che ASVIS ci fa vedere, cioè anche in questo caso, diciamo, la pandemia accelera processi purtroppo diciamo che vanno in direzioni di segno opposto. In alcuni casi ci avvicinano, in altri ci allontanano dagli obiettivi dell'Agenda 2030. In primo luogo, diciamo, questo per la mia sensibilità, ci mette di fronte alla cruda realtà di un paese che rischia di diventare meno giusto. Meno giusto dal punto di vista dell'equità sociale, meno giusto dal punto di vista della capacità poi dei territori di essere resilienti, di essere reattivi, ci mette di fronte al lungo processo di disinvestimento nei beni pubblici, e allo stesso tempo però ci regala una grande cosa per la politica, che è la consapevolezza della loro importanza, della necessità di investirci, la consapevolezza dell'importanza del territorio, cioè di riportare le politiche alla dimensione dei luoghi. Questo è un punto, a mio avviso, decisivo. Non dirò certo che mi ha colpito, però voglio ringraziarvi l'attenzione con cui avete seguito non solo il processo di attuazione del piano Sud 2030, che è appena iniziato, nella sua duplice dimensione delle politiche rivolte al mezzogiorno, ma soprattutto, diciamo, quelle più in generale orientate alla coesione territoriale, in particolare la strategia nazionale per le aree interne, che è un pezzo fondamentale appunto di questa capacità che il nostro paese ha di perseguire questi obiettivi. Mi fa impressione però come questa consapevolezza piano piano si faccia avanti nella politica. Il Piano Sud sembrava un'eccezione all'inizio, solo pochi mesi fa, per aver utilizzato, diciamo, nella griglia dei risultati attesi proprio gli obiettivi di sviluppo sostenibile, gli SDGs. Oggi le strategie territoriali, lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ci apprestiamo a definire, su cui stiamo lavorando in questo momento, cominciano ad assumere l'Agenda 2030 come uno strumento operativo. Io penso che questo sia un elemento di grande importanza e che dobbiamo, diciamo, mettere al centro del lavoro che ci impegnerà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ecco, proprio anche per me, leggendo il rapporto sulla base del lavoro fatto dai colleghi, mi ha molto colpito questo fatto che l'Agenda 2030 stia entrando sempre di più nella programmazione regionale, nella programmazione delle città. Due elementi chiave, dunque. Il primo ha a che fare anche con l'accordo di partenariato che state negoziando con l'Unione Europea, che immagino, visto che l'Unione Europea ha scelto l'Agenda 2030, avrà degli agganci forti proprio con quegli obiettivi. Il secondo aspetto invece è il tema delle città. Facciamo vedere come alcune città siano più avanti di altre, ma come la dimensione cittadina sia cruciale naturalmente
per il raggiungimento degli obiettivi. Qui però abbiamo una debolezza, perché mentre la conferenza Stato-Regioni, Stato-Regioni-Città, conferenza unificata, è un luogo effettivamente di coordinamento, poi manca invece un raccordo immediato tra Stato e città. Il CIPU, il Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane, è abbastanza debole in questo momento. Ne abbiamo già parlato in occasione del festival. Ecco, a noi piacerebbe proprio che ci fosse questo rafforzamento di queste strutture di coordinamento, tanto più in un momento nel quale il Piano Sud sceglie l'Agenda 2030, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza lo farà, l'accordo di partenariato credo non potrà non farlo. Ecco, sul piano della governance, quali potrebbero essere i miglioramenti da apportare per assicurare un migliore coordinamento di tutte le decisioni a diversi livelli? Ma io penso che questo tema della governance sia cruciale per affrontare la straordinaria, senza precedenti, stagione di investimenti che il nostro paese ha di fronte, che è anche il frutto, diciamo, delle nuove vie aperte dall'Unione Europea. Devo dire che noi stiamo concentrando molto la nostra discussione appunto sul piano nazionale nell'ambito di Next Generation EU. Io credo che stiamo discutendo troppo poco, ma questa è una responsabilità che mi assumo e che cerchiamo di recuperare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. E l'altra grande gamba, diciamo, di questo lavoro, che sono proprio le politiche di coesione, i fondi strutturali. Do un numero per dare la dimensione dell'importanza anche del lavoro programmatorio che stiamo facendo. Se consideriamo gli aiuti diretti nell'ambito di Recovery and Resilience Facility, arriviamo a circa 65 miliardi. Complessivamente, tra risorse europee e cofinanziamento nazionale, i fondi per le politiche di coesione nel 2021-2027 varranno circa 80 miliardi. Su questo c'è un lavoro di accumulazione anche delle politiche, delle lezioni che abbiamo appreso nel corso di questi anni, perché la politica di coesione non nasce oggi, ma è una politica che più delle altre deve apprendere dal passato e che diciamo è stata discussa molto approfonditamente nei tavoli del partenariato istituzionale, economico e sociale che si sono susseguiti nel corso di questi mesi. Oggi do qualche elemento, diciamo, la fase negoziale con l'Unione Europea è sostanzialmente conclusa. Entriamo nel vivo della programmazione nel nostro paese di queste risorse e accanto alle acquisizioni del partenariato io vorrei che la bozza che i miei uffici stanno elaborando nel corso proprio di questi giorni si apra poi a un momento nuovo, rafforzato di confronto partenariale. Questo richiamerà ASVIS a una responsabilità, ve lo dico perché anche con voi dobbiamo entrare nel merito non solo delle scelte, visto le indicazioni di policy che pure emergono in questo rapporto e che sono significative, oltre che sulla governance che ci torna, ma anche e soprattutto in termini di risultati attesi. Questo vorrei dirlo perché noi nel Piano Sud abbiamo dato un'impronta, cioè misurare gli obiettivi che ci poniamo alla luce della griglia degli SDGs. Oggi dobbiamo mettere in piedi un cruscotto che deve misurare i risultati delle politiche di coesione e aggiungo che le politiche di coesione, specialmente quelle dei fondi europei, ma lo stiamo facendo anche con quelle nazionali, sono tra le politiche pubbliche quelle più conoscibili, più misurabili, e questo è un elemento fondamentale, perché io vengo da una scuola che diceva mettere i numeri accanto ai problemi. Io penso che i numeri servano accanto anche alle soluzioni, proprio perché la politica senza numeri, senza indicatori, senza modelli, troppo spesso si riduce a una retorica, e questo noi non ce lo possiamo permettere, perché diciamo queste risorse dobbiamo fare i conti con i cittadini. Rispetto ad alcune questioni che venivano poste,
Io voglio tornare a dare di nuovo un inquadramento per parlare della governance, perché mai come con questo accordo di partenariato noi mettiamo a fuoco questa dimensione plurima dei divari territoriali e delle diversità territoriali da valorizzare. E quindi, diciamo, tra le indicazioni che ci sono, diciamo, tre grosse indicazioni di governance, io mi sento di farmi carico almeno per la mia parte di responsabilità. Insomma, SNAI nella nuova programmazione, agenda urbana nella nuova programmazione e ruolo del CIPES dal punto di vista appunto del controllo di sostenibilità degli investimenti pubblici, chiamiamolo così. Su SNAI ho già detto che tra accordo di partenariato e PNRR noi siamo nelle condizioni, abbiamo appena chiuso la fase sperimentale, quella avviata da Fabrizio, dall'intuizione di Fabrizio Barca, e che rischiava paradossalmente nel nostro paese di essere un'occasione mancata. Quindi la mia prima responsabilità era salvare quella sperimentazione. Abbiamo chiuso tutte le strategie d'area proprio due giorni fa, in modo da poter passare adesso alla fase non solo attuativa, ma anche alla fase di potenziamento della strategia per trasformarla in una vera e propria politica strutturale. L'agenda urbana non è solo, diciamo, come dire, una necessità, perché poi è nella dimensione urbana che molte delle questioni di cui noi parliamo e che voi avete messo a fuoco nel rapporto trovano la loro dimensione, la loro soluzione, ma è anche stata una scelta di policy, perché una delle grandi scelte dell'accordo di partenariato, che riduce i programmi, concentra le azioni e le misure di intervento, è il potenziamento del PON Metro. Noi abbiamo questo strumento molto importante dedicato con i fondi europei alle politiche urbane, alla capacità di tenere insieme nelle città innovazione tecnologica, innovazione produttiva con l'innovazione sociale, che adesso si arricchisce della dimensione della sostenibilità, che lo fa coinvolgendo gli attori sociali, le reti di cittadinanza, il protagonismo civico che intorno alla dimensione urbana si raccoglie, e che vogliamo estendere anche alle città medie, in particolare nel mezzogiorno, partire con questa sperimentazione. Il PON Metro era già sperimentale, ma ha dato dei risultati importanti. Adesso vogliamo affiancare, non solo mettiamo più risorse nel PON Metro sulle città metropolitane in tutta Italia, ma nelle città medie del mezzogiorno avviamo una sperimentazione, perché spesso questa dimensione delle città medie rischia di rimanere fuori dalle politiche, mentre è la vera ossatura demografica del nostro paese. All'interno di queste si giocano sfide importanti. Questo tema, diciamo, delle aree interne e delle politiche urbane l'abbiamo portato anche in sede europea, questo vorrei ricordarlo, perché a fine novembre, i primi di dicembre, abbiamo sottoscritto due documenti molto importanti. Significativi. Abbiamo sottoscritto una nuova carta di Lipsia come ministri della coesione dell'Unione Europea su una nuova agenda urbana, che a proposito, diciamo, del CIPU, che è questo comitato che purtroppo non si è più riunito, io invece ho chiesto a tutti gli altri ministri competenti di tornare lì a discutere l'agenda urbana, che come l'Italia si è impegnata a Bruxelles è un pezzo fondamentale che orienta il piano europeo, così deve orientare il piano di investimenti italiano. E allo stesso tempo invece il tema delle aree interne siamo riusciti a porlo nella dimensione europea attraverso una nuova agenda territoriale. Credo che diciamo, queste due politiche in particolare abbiano anche un'altra caratteristica, che è la seguente. Devono avere tre nella governance caratteristiche che si tengono insieme: un presidio nazionale molto molto forte, capace di svolgere quel ruolo di coordinamento strategico delle diverse amministrazioni centrali che sono coinvolte in queste strategie o nella politica urbana, e non è solo una, sui servizi di cittadinanza, andiamo dall'istruzione all'università, alla salute, alle infrastrutture, all'ambiente,
così come nella dimensione urbana, quindi presidi nazionali che svolgano questa funzione di coordinamento, una capacità di mantenere una governance multilivello, perché questo è essenziale per la realizzazione di queste politiche ed è stato uno degli elementi di debolezza in questa fase, e le due cose non sono in contrapposizione, cercando di puntare sulla dimensione locale, avere un vincolo che dal centro, da questi presidi centrali, arrivi alle istituzioni che stanno al fronte dei bisogni dei cittadini, che sono i comuni, le amministrazioni locali, e terzo, la capacità di coinvolgere la cittadinanza attiva. Proprio questo fine settimana, in una bella discussione con Cittadinanza Attiva, abbiamo avviato una carta della partecipazione per le aree interne. Il PonMetro si fonda sul protagonismo del terzo settore, delle reti di cittadinanza. Ecco, ASVIS, diciamo, ci ha invitato nel corso di questi anni a andare in questa direzione. Sull'altro punto a cui tiene particolarmente Enrico, perché non nascondiamoci che in fondo è una sua idea, il controllo di sostenibilità degli investimenti pubblici, che noi possiamo mettere in campo dal 1 gennaio del prossimo anno all'interno del CIPES, che cambierà nome, ci richiama a fare i conti con l'adeguatezza della nostra macchina pubblica in termini proprio di risorse umane e di competenze che sono in grado di stare su questa frontiera. Io credo che questa sia la sfida decisiva. Noi abbiamo la necessità ovviamente di creare delle strutture di coordinamento, strutture di missione per gli investimenti, le task force esistono dappertutto, esistono in Europa, esistono nelle politiche di coesione, anzi in molti casi sono state essenziali, perché per esempio l'edilizia scolastica non l'avremmo realizzata senza task force dedicate a queste, ma la vera sfida per tutti è quella di una rigenerazione amministrativa. Anche su questo vorrei dire, abbiamo lavorato con alcune piccole sperimentazioni, io le chiamo così, degli enzimi che vogliamo innescare nel grande corpaccione della pubblica amministrazione. I primi enzimi che abbiamo inseriti nella scorsa legge di bilancio attraverso i dottorati comunali, una sperimentazione che proprio sui temi della sostenibilità richiama, nel lavoro delle amministrazioni pubbliche competenze molto elevate. La seconda è proposta nella legge di bilancio varata dal Consiglio dei Ministri, che spero il Parlamento approvi, che prevede una prima rigenerazione amministrativa con 2.800 giovani qualificati, che possono essere reclutati attraverso i fondi europei proprio sulle politiche di coesione, e reclutate sulla base di un'analisi dei fabbisogni che deve fare i conti con le nuove competenze che servono a mettere in campo politiche integrate di sviluppo territoriale, ad esempio, che molto spesso hanno la necessità di competenze di cui le nostre amministrazioni, soprattutto a livello periferico, sono prive, ma le cui competenze vanno, l'Agenzia della Coesione Territoriale è incaricata a fare questo lavoro, vanno messe a fuoco sulla base dei risultati che si vogliono raggiungere con le politiche. Questo è l'elemento innovativo. Io nel Piano Sud avevo proposto che fossero 10.000, abbiamo iniziato con questi 2.800, sono convinto che la sfida sia di metterli in campo nei tempi brevi, e questo, a mio avviso è una condizione indispensabile anche per provare a realizzare quel controllo di sostenibilità che ci invitate giustamente a fare. Beh, nel rapporto, nell'ultima parte, quando descriviamo le buone pratiche sul territorio, raccontiamo anche di quello che la rete delle università per lo sviluppo sostenibile sta facendo. In molti casi collaborano proprio con le città, con le regioni, per andare in questa direzione. Io ringrazio veramente di questo intervento straordinariamente interessante e della collaborazione. ASVIS naturalmente ci sarà per aiutare a cambiare il modo di fare valutazione ex ante, ex post delle politiche con la nostra competenza, con i nostri punti di vista, e sono veramente lieto di quello che ci hai detto
oggi rispetto all'accordo di partenariato e al fatto che si stanno appunto saldando i diversi aspetti. Abbiamo 10 anni davanti, in particolare il prossimo settennato è cruciale e su questo spero che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci dia una direzione propria. Enrico, posso chiudere? Una parola, assolutamente. Volevo darti per chiudere un'ulteriore... No, per lasciarti la possibilità. Volevo chiudere con una cosa sul mio mezzogiorno, a cui, come sai, tengo particolarmente. È un mezzogiorno duramente colpito da questa pandemia e questa è la consapevolezza che dobbiamo avere. È un sud che è la frontiera più esposta del nostro paese all'emergenza climatica. È un sud in cui la mala politica nel corso dei decenni ha aggravato la sua condizione, lo vediamo non solo nella mappa delle regioni questo, ma anche nella mappa provinciale che dà la dimensione della complessità territoriale del nostro paese, ma che si colora di rosso quasi sempre, si tinge di rosso tutte le volte che fa i conti con i dati e gli obiettivi e i goals delle province meridionali. Ecco, io accanto a questo mezzogiorno c'è anche un mezzogiorno che esprime una vitalità straordinaria proprio sui temi della sostenibilità, dalle bioeconomie alle energie rinnovabili. Cioè mi sembra più che mai un mezzogiorno, un sud che sia la frontiera tra il mondo di ieri e il mondo di domani dello sviluppo sostenibile, che significa molte cose, significa anche l'innovazione, per questo nel recovery vogliamo lavorare proprio su questo tema, sull'agritech, eccetera, sulla connettività non solo nelle aree interne ma anche nelle aree rurali, perché questo significa agricoltura di precisione, sostenibilità dei suoli, significa ciclo integrato dei rifiuti, cura del ferro di cui ha bisogno il nostro sud. Mi sembra che tutto questo debito che stiamo facendo può essere ripagato solo così nei confronti delle nuove generazioni meridionali che nel corso di questi anni hanno abbandonato il sud, provando, diciamo, a consegnargli un territorio, un mezzogiorno, diciamo, più sostenibile e dunque per questo anche più attrattivo, perché lì c'è passa una dimensione che guarda non solo, diciamo, a dei confini amministrativi o territoriali, ma un'idea di paese. Io credo, diciamo, sulla base di quello che anche tu, non solo Asbis, avete detto nel corso di questi anni, io credo che, diciamo, il modello di sviluppo che abbia concentrato anche sul piano territoriale non solo sia ingiusto ma sia inefficiente. La teoria del gocciolamento contro cui si scaglia Papa Francesco non solo non funziona tra le persone, tra le fasce sociali, non funziona nemmeno a livello territoriale. Ecco perché noi abbiamo bisogno di uno sviluppo più diffuso, ecco perché dalla concentrazione dobbiamo passare alla diffusione, perché diffusione significa anche durevolezza e sostenibilità, significa soprattutto provare a liberare il potenziale di tutte le persone in tutti i luoghi. E questo secondo me potrebbe essere, diciamo, davvero la sfida e l'idea di paese che dobbiamo tirare fuori da questa nuova stagione che non possiamo permetterci di sprecare. Ed è per questo direi che giustamente si chiama Next Generation EU e non Recovery Fund. Io spesso me la prendo, ma non con te perché parli, ma soprattutto con i giornalisti, che se lo chiamano Recovery Fund non colgono l'idea proprio che qui stiamo cambiando il futuro delle generazioni attuali e future. Grazie ancora per questo contributo e per tutto quello che stai facendo e per quello che sta facendo il Ministero, e ci aggiorniamo presto. Noi naturalmente mettiamo a disposizione vostra tutta questa massa di informazioni che abbiamo prodotto per utilizzarla al meglio anche per le politiche. Grazie ancora. Grazie a voi. Eccoci, torniamo in diretta per la conclusione. Io vorrei ringraziare tutti coloro i quali sono intervenuti oggi, una mattinata molto intensa ma molto fruttuosa, spero, soprattutto per le 16.000 persone che si sono collegate sui canali ASVIS senza considerare quelli ANSA. Ringrazio ANSA e la TGR per la media partnership e la RAI per il patrocinio.
Ringrazio soprattutto, come ha fatto Pierluigi Stefanini all'inizio, tutti coloro i quali hanno contribuito a realizzare questo rapporto che è disponibile sul sito asvis.it. Fatemi concludere con una osservazione di carattere personale. Sono passati quasi esattamente 5 anni, non ricordo la data esatta, in cui insieme a Pierluigi Stefanini incontrammo una 60ina di soggetti a cui proponemmo di creare Asvis. Oggi Asvis è la più grande rete di organizzazioni della società civile italiana, ha 280 aderenti e tra breve arriveremo quasi a 300 più gli associati. Da 5 anni a questa parte ci siamo messi al servizio dell'Agenda 2030 e del tema dello sviluppo sostenibile e ci viene riconosciuto, e di questo ringraziamo, che abbiamo parlato di questi temi quando nessuno ne parlava. Oggi siamo però a un passaggio fondamentale, come abbiamo discusso questa mattina, il passaggio fondamentale del Recovery Resilience Plan, del nuovo piano di fondi europei per i prossimi 7 anni, di programmazione dei fondi nazionali, ma insomma siamo nel momento in cui abbiamo bisogno di riprogettare il nostro futuro, un futuro che non può non essere all'insegna dello sviluppo sostenibile, come abbiamo sentito da tutti gli intervenuti questa mattina. È per noi un onore aver aiutato il Paese a acquisire questa consapevolezza, è un onore aver contribuito anche a immaginare politiche diverse. Festeggeremo certamente il 1° gennaio con la trasformazione del nome appunto da CIPE a Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che assumerà un ruolo così centrale, come abbiamo sentito anche dal ministro Provenzano e dal governatore Bonaccini e da tutti. E noi continueremo naturalmente nel 2021 a collaborare con tutti coloro i quali vogliono collaborare, e oggi ne abbiamo sentiti tanti pronti in questa direzione, ma vorremmo anche all'inizio proprio alla fine di questo anno e all'inizio del prossimo anno celebrare un momento dei 5 anni di Asvis. Quindi vi diamo appuntamento direttamente a gennaio, a febbraio, con una serie di iniziative, ma fatemi concludere ringraziando ancora tutti e augurandovi buone feste e un 2021 che possa segnare, grazie alla vittoria sul Covid-19, un anno di svolta verso il meglio per il nostro Paese, per l'Europa e per tutto il mondo. Grazie ancora e auguri.